A due passi da Piazza Navona, nel cuore di Roma, l'amante dell'arte, ma anche semplicemente chi si incuriosirà, potrà fare un'esperienza nuova, sentire i quadri e non solo vederli. Una nuova forma di conoscenza sensoriale offerta da Palazzo Braschi, che propone la mostra Contatto. 4 capolavori pittorici presentati in forma di rilievi per consentire al pubblico di scoprire un'opera bidimensionale attraverso l'esperienza tattile e non solo visiva. Lei diceva che sono state scelte delle opere particolari. Perché particolari? Particolari perché hanno dei legami tra loro e nello specifico con il luogo di provenienza, cioè la famosa mostra di Zagarolo. Zagarolo Caravaggio, partito da Roma dopo l'omicidio Tommassoni, ha avuto esilio, ha trovato una parte del suo esilio, quindi è stato ospitato ed ha anche dipinto una delle scene famose in Emmaus. Quindi è un filo rosso. E Scannelli, che è l'erudito del Seicento, ha messo proprio chiaramente in relazione la fisicità e quindi la scultura nel riscontrabile nelle opere di Raffaello e in Correggio, quindi pittura-scultura, e certe sfumature, certe assonanze anche emozionali nella resa dei volti tra Caravaggio e il compianto appunto di Correggio. Quindi una rete di relazioni sinestetiche, vorrei dire, che ha trovato poi una trasposizione nella forma tattile che vediamo adesso. Il visitatore che viene a vedere questa mostra, quindi cosa trova e che esperienza fa? Il visitatore, i visitatori, noi cerchiamo di rivolgerci al maggior numero di pubblici possibili, sono ovviamente incuriositi, cioè il pubblico normale che viene qui al museo, quindi tradizionale, che va a vedere una mostra o che anche semplicemente attraversa il cortile di Palazzo Braschi, è certamente attratto dall'idea di vivere un'esperienza che può essere anche sconvolgente per certi versi, perché naturalmente senza forzare nessuno, ma noi offriamo la possibilità di coprirsi con una mascherina e quindi di essere assolutamente non vedente, di essere accompagnato, di toccare con le mani mentre un assistente o un amico, chiunque sia con la persona in visita, legge una scheda scientificamente testata naturalmente dall'Università e dal Museo Omero di Ancona, che è il nostro partner scientifico, per facilitare la lettura tattile. Quindi è un'esperienza forte, che mette in discussione le nostre certezze. Le opere sono messe su dei pannelli che hanno diverse altezze per facilitare il pubblico? Sì, sono diverse altezze studiate per una persona in carrozzella, quindi un disabile motorio, un bambino, comunque un giovane, e una persona adulta, il che naturalmente consente anche una fruizione contemporanea di 3 persone sulla stessa opera, quindi è anche un elemento utile dal punto di vista dell'economia degli spazi. Una visita al museo che richiederà un tempo senz'altro diverso dal colpo d'occhio con cui siamo abituati a catalogare mentalmente le immagini, durante la quale si viene guidati da volontari che spiegano e aiutano il visitatore a sentire l'opera. La mostra Contatto rimane aperta fino ad ottobre all'interno del centralissimo Museo Romano. Partendo dall'alto, l'aiuto nella descrizione e nell'individuazione di alcuni elementi, questa prima figura. È la prima che incontriamo e si distende dall'inizio della tavoletta fino a quasi la fine, diciamo. Ed è composta da 2 figure che si sovrappongono tra loro. La differenza tra le 2 superfici, per far capire quali tipi di personaggi comprende, è da seguire la ruvidità o meno della superficie, ovvero più la superficie è ruvida, più stiamo parlando di tessuto e panneggio, più la superficie è liscia, più stiamo parlando di pelle o comunque incarnato.